Hai visto mio marito? O mia figlia? Non credo. Dove li hai visti l'ultima volta? Trascorrono le notti insieme alle stelle. Brillano e mi salutano. Ma al mattino si spostano verso il fiume. Oh. Di solito li vedo brillare lì. Ma la tempesta ha intorbidito le acque. Lo so che sono lì sotto. Ne sono sicura. Non hai mai visto niente di simile, vero? Questo è l'ultimo. Ho venduto il resto a quel comandante. Era un filo sovraccitato, ma ehi, ha comprato tutto lo stock. A parte questo, si intende. Va a meraviglia, mai un'avaria. È un gioiellino, vero? No, dico sul serio. Mia moglie non si è più ripresa dall'incidente, ma il ronzio del motore l'aiuta a rilassarsi. È un bene. C'era un tempio su quell'isola, ma ora non restano che un paio di muri crollati. E a quanto pare un pilastro di pietra. È più una statua che un pilastro. Un'opera complessa. Un professore è venuto a studiarla qualche anno fa. Ti ha detto cosa ha scoperto? Ha detto che non aveva alcun senso e la cosa lo irritava parecchio. Ci ha accusati di aver provato a ingannarlo. Parla di qualcosa nei dintorni. Fai un respiro profondo, mi troverai sotto il naso di un altro.
gente crede che puoi entrare e salire a suo antojo. Scusa, ci conosciamo? Mi scuso, non credevo fosse una residenza privata. Oh cielo, siamo messi male. Ma non pensavo così male. Io davvero non volevo. Lo so, tranquilla. Ma ora devi scusarci. Abbiamo un mare di lavoro da fare. La giungla prende quel che vuole, ma è difficile farle svelare i suoi segreti. Anche se forse ne ho scovato uno. Forse. Davvero? Il villaggio è stratificato. Togli uno strato e ne scopri un altro. E così via. Sembra avere una storia complessa. A volte mi chiedo se non sia stato qui, in un modo o nell'altro, dall'inizio dei tempi. Sei diversa dagli altri. Quali altri? Tutti quanti. Uomini in cerca di petrolio e oro. Arraffavano a più non posso. È bello vedere facce nuove in città. Fa sempre piacere sapere che quest'angolo di mondo non è stato dimenticato. Se poi ti capitasse di dare un'occhiata alle merci dell'Emporio, le nostre tasche te ne sarebbero grate. Come te fue hoy? Estuviste tomando muestras de su... Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Omar, uh-huh. È tutta la notte che lavorano. E allora? Vengono pagati per farlo, no? Sparisci. Non è certa, no. Ora fuori dai piedi e fammi vedere la partita. Ma cos'è? Non ho abbastanza... spazio. Sarebbe bello cacciare. Va tutto bene? No, per niente, come al solito. Questi saccheggiatori arrivano, ci assoldano per dissotterrare le reliquie e ci pagano una miseria. Poi le portano via e ci lucrano. Siamo alla disperazione. Non c'è più lavoro dal ritiro della Porvenir. Siamo messi male. Immagino che la tempesta non abbia aiutato. Quel poco che avevamo è andato distrutto o sommerso. Non so più che pesci pigliare. Ho un po' di esperienza con quel tipo di persone. Forse posso aiutare. Non credo che ci riusciresti. Com'è che ti chiami? Lara. Victor. Se vuoi parlare con Omar, il direttore generale responsabile di torture, furti e saccheggi, è lì dentro. Grazie. Sta attenta. Non gli piace essere sfidato. So che sembra sciocco. Da... Non ho abbastanza spazio.
Qualcuno ha sbarrato la strada. Non ho abbastanza spazio. Pare che il ponte sia inagibile. Merda! Oddio, no! Questa stanza si è conservata meglio del resto della grotta. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Omar. Chi sei? Stai cercando lavoro? Beh, ti è andata male. Siamo già abbastanza. E comunque ora il responsabile del personale è Marco. Oh, ecco, giusto. Sai dove si trova? Indovina, al bar.
¿Cómo te fue? ¿Cuál es el problema? Sarà un tradizionalista. Non ho abbastanza spazio. Sto cercando Marco. Perché? Per cosa? Voglio solo parlargli. Non vuole guai? Non sono in cerca di guai, cerco lavoro. Lavoro? Sì, certo, come no. Quindi tu sei Marco? Dimmi che Omar non ti ha mandata qui per infastidirmi. Se quelle bestie toccano mio figlio, io... Marco, non sto con Omar, credimi. Che è successo a tuo figlio? Mi sono rotto il ginocchio. Così Omar ha portato Pablo allo scavo per sostituirmi. Dice che sono irresponsabile, che tocca a me trovare un sostituto. Altrimenti... Continuerà a far lavorare tuo figlio. Già, ma temo che tratterrà lì Pablo anche se dovessi portargli qualcun altro. Fortuna che mi sono offerta di sostituirti. Tu? Lo faresti davvero? Non vogliamo mica deludere il capo, no? Grazie. Se vedi Pablo, digli che sono qui. Sarebbe bello cacciare via questi ladri. I turisti sono rari. Oh, no, non sono una turista, sono una ricercatrice. Oh,
Beh, avresti dovuto vedere com'era questo posto 20 anni fa. Era in pieno boom, pieno di vita, di ottimismo per il futuro. Ottimismo. Ingenuità, semmai. Che è successo? È arrivata Porvenir, una grossa compagnia petrolifera dei dintorni di Lima. Sono venuti, si sono comprati la città, hanno dato lavoro a tutti. Volevano urbanizzare il fiume, ma poi è crollato tutto. Il crollo del petrolio. Ora ci arrabattiamo con gli avanzi. Peccato tu non sia una turista. I turisti portano soldi, gli archeologi prendono e basta. Jonah, ho trovato delle rovine Inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo, ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Arrivo subito, Lara. Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come di che? Scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuak Yaku, uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Beh, almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori? Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Sono sempre pronto a fare affari. Li sento chiamare dal sottosuolo. Le loro voci, gli antichi dei. Forse devi solo riposarti. No, puoi vederlo da te. Osserva il respiro degli dei emergere dal grembo della terra. Ascolta le loro urla di dolore. Non l'avevo notato. Dov'è questo respiro? Riesco a sentirli chiamare da sottoterra. Le voci degli dei. Non ho abbastanza spazio.
La Trinità sente la pressione. Ma se è qui, è comunque davanti a noi. Se non altro vuol dire che sono sulla strada giusta. Se Dominguez ha ragione... Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Non ho abbastanza spazio. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Thank you.
Impossibile, non ci sta nient'altro. Accidenti! Pareti porose. Il petrolio filtra attraverso di esse.
Questa è l'uscita. Deve essere l'uscita. Credo che da qui si esca. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta. Nient'altro. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Ischel e Shashel. Le gemelle si riuniscono.
Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Ho trovato il tempio. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. I droni erano più pesanti del previsto e taglienti. La barca è a posto comunque. Fortuna che sei qui. Abbiamo un problema. Ancora il generatore. Ci pento io. Volevo che siamo dappertutto. Evidentemente finora c'è tutto per noi. Ok. Quindi ci danno muta e bombole da sub? Ma questa volta abbiamo inviato di più. Comando, qui stazione da tracking. Operazione lupo solitario in corso. Droni lanciati. E fine a fare. Sono 5 miglia a barca. Il segnale è forte. Vi farò sapere se scoprono qualcosa. Chiudo. Qualcosa che non va. Thank you.
servirà solo a rendermi più furioso. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Lara, tutto ok? Sì, c'è una base della Trinità. A qui. Contatto dopo, Lara. Non fare sciocchezze. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Mi chiedo perché stiamo sigillando tutto. Comandante Rourke tutto vuole pieno, che difendiamo il pericolo. Non ci sta nient'altro. Non entra e non esce nessuno. Quello lo so, grazie. Ma hai idea del perché? Non mi informano di questi dettagli. Quando arriva la squadra di ricognizione, forse saprà dirci qualcosa. Siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Sì, signore. Se posso, signore, che succede? Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Qualcuno sa cos'è successo? Piantiamola col pessimismo. Magari è tutto ok. Merda, non ci credo. Non c'era una avvisaglia di quanto sarebbe accaduto prima di perdere contatto.
ancora tornato sul sullone di porta. Mi tocca fare tutto da solo. Meglio che i ricognitori si sbrighino. Posto di merda. È pieno di ostacoli. La visuale è una merda. Fantastico. Che starà succedendo? Non è il momento di sparire. Prima o poi qualcosa salterà fuori. Vado a controllare. Perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra di ricognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Se qualcosa è andato storto, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempio è protetto. Non so, a me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo circoscritto a un allarme rosso generale. Dalla tempesta siamo tutti un po' troppo nervosi. Profaniamo tombe. Nana direbbe che è la giusta punizione. Ehi. Do subito un'occhiata. A terra! Per un pelo! Stai allerta! Stiamo subendo perdite! Ricevuto, sparati a vista! Jonah, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. Impossibile, non ci sta nient'altro. Che sarà successo? Non ho abbastanza spazio.
John, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Devo far coincidere i simboli. Forse posso aprire quelle porte. Devo abbinare i simboli. Un'altra porta. Deve esserci dell'altro. Qualche progresso. C'è la figurata Shashel e ho trovato una data incompleta. Ci sono due date e Ishel. La data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù.
Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashel? Una linea trasversale con due puntini sopra. 7, direi. Grazie. John. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao, Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo. Ho delle buone notizie. Parla di qualcosa nei dintorni. Due guardiani hanno le zanne, due guardiani hanno i piedi. Uno solo ha entrambi. Per proteggermi meglio. Interessante.
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. È stato scritto da un esploratore che andava alla ricerca di una città perduta intorno alla metà del XX secolo. Aveva scoperto un piccolo negozio vicino al campo base, gestito da una donna di nome Kama. Le aveva chiesto se conoscesse qualche antica leggenda utile a localizzare la città. Al momento di scrivere queste pagine, l'esploratore era prossimo alla morte ed era convinto che lei l'avesse depistato deliberatamente. Campo base? Campo base, rispondi! Niente? Zitto, non sento. Andiamo, andiamo! Campo base, chiediamo rinforzi immediati. Ancora non... Cristo santo, sono qui! Non mi avrete. Avanti, bastardi. Cos'è che li spaventa tanto? Merda! Ho perso la radio nell'incidente! Che diavolo era? Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Di loro di sbrigarsi, maledizione! Impossibile, non ci sta nient'altro. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calma. Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo... artigli. Denti. Vero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi... sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Siamo morti. Siamo morti. Va meglio ora? Li vedo ancora. È uscito di senno! Siamo morti. Siamo morti! È finita, sei al sicuro? Dio! Se quelle cose sono tremende la metà di quanto dice... Siamo morti. È tutto ok.
Ok. Tenete gli occhi ben aperti e vedete di trovare qualcosa. In arrivo. State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calma. Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo artigli, denti. Davvero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Non dovremmo essere qui. È tutto ok, è tutto ok. Dio. Siamo 60 pieno. Secondi e non siamo dentro. Niente. Voi formate un perimetro. Dove è andato? Dove è andato? Sinistra! Impossibile, non ci sta nient'altro. Cosa sono quelle creature? Deve esserci una via d'uscita. Magari da dove sono arrivate le bestie.
Niente io. Ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Jonah! Happy! Ehi, Lara! Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistaco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì. Non ho abbastanza spazio.